È questo il vostro altare della patria? È questo. È qui che celebrate la vittoria dell'armata polacca sui cavalieri teutonici? Ed è qui che i polacchi pregano per la libertà? Sì, è qui. Quel capolavoro è stato scolpito da un tedesco, Peter van der Rennen, di Danzica. E quegli angeli vengono dai maestri di Augsburg. Siamo in terra tedesca, prete. Lei ha conosciuto il governatore generale, il Reichsminister Hans Frank. Ha ordinato che la cattedrale sia chiusa al pubblico. Mi dispiace. Le dispiace? Dobbiamo sgomberare subito. Dove va? Questa chiesa appartiene alla gente. Cracovia è piena di chiese. Questa è la cattedrale. Che fa però parte del castello di Wawel. Il Wawel è la mia residenza ora. Non appartiene più ai polacchi, perciò ora è mia la chiesa. Se lei si definisce cristiano, dovrebbe sapere che questo è un luogo per lo spirito e non per i suoi stivali. Ma che? Questo prete polacco comincia ad annoiarmi. La prego, vada, padre. Vieni di qua. Vorrei avere più tempo. Molto tempo. Un tempo infinito. Per parlare con voi. Siete l'intelligenza di Cracovia. Vorrei conversare di Platone con voi. Vorrei tanto parlare di Roma. Io ho studiato a Roma. Vorrei leggere Nietzsche e Goethe con voi. Ma non ne ho il tempo. Io non ne ho il tempo. Il mio sogno è resuscitare nel Wawel una corte italiana del Rinascimento, un'isola di cortesia e civiltà. Nel cuore della barbarie slava. Ma voi polacchi, specie voi intellettuali, siete dei cospiratori. No. La Polonia rimarrà in silenzio come un cadavere. Vi comunico che ho deciso di chiudere tutte le scuole e le università, i giornali e le associazioni artistiche, e che ho intenzione di distruggere le biblioteche polacche. A che vi servono scuole, università e biblioteche? Voi non siete una nazione, non avete una cultura. I bambini di aspetto nordico verranno tolti ai propri genitori e allevati come tedeschi. Il resto lavorerà duro e mangerà poco. E alla fine morirà. La Polonia cesserà di esistere. La Polonia non morirà mai! La Polonia viva! Se cercherete di scappare, mi farete un grande favore. Vi spareremo subito. È meglio andare via. No. Quanti siete adesso? 187. Bene. Non sarete ammanettati. Andrete in silenzio fino agli autocarri. E ci salirete ordinatamente. Lei ora si sente il vincitore, non è così? Ma la storia è piena dei cadaveri di quei vincitori! Tutto quello che sta facendo prima o poi lo pagherà! Nel cammino e parla! E si rivolge a noi! Ma non si è ancora accorto che la vita l'ha già abbandonato! Quando se ne accorgerà, allora le verranno in mente le parole di Wojcik, professore di filologia polacca! Ma sarà tardi! Uccidetelo. Il prete della cattedrale, le chiedo scusa, ho fatto tardi. Mi dicono che lei confessa alcuni dei miei ufficiali. Vorrei farle ascoltare la mia di confessione, sa? Ma ho promesso ai miei ospiti il daino ucciso nella foresta di Razzivivo. Una palla sola. Qui, in mezzo agli occhi. Non voglio sentire, risparmiami i dettagli. Mi farebbero passare l'appetito. Allora, ascolterà la mia confessione dopo pranzo. Come si chiama? Tomasz Zaleski. Zaleski. Zaleski mangerà insieme a noi, così vedrà i nostri peccati di gola con i suoi occhi. No, grazie.
Aspetto fuori. Non sia mai che io faccia aspettare un prete fuori dalla porta mentre mangio. La prego. A te, amore mio, l'onore del coltello. Allora, mi dica, Zaleski, quanto odio polacco è costretto ad ascoltare in confessione? Ascolto la sofferenza dei polacchi. Ah. Vuol sapere la verità, prete? Dove non c'è cultura, non ci può essere sofferenza, solo istinti. Il popolo polacco finirà per amarci. Per adesso dorme. Io ti amo e tu dormi. Sembra che le donne polacche non si lavino molto spesso. Non è colpa loro. Non hanno il sapone. Una scusa che ora non potranno più usare. In Germania hanno trovato il modo di fare il sapone con una materia che non costa nulla. Ah. Un eccellente sapone che produce una schiuma vellutata. Ne ho già ordinato in quantità per le signore polacche. Un sapone fatto con gli escrementi. Lei non ride, padre. Non posso restare. Si sieda! Su, avanti. Si sieda. Non lo faccia arrabbiare, padre. Coraggio. Nel ghetto di Cracovia ho stabilito che la famiglia del morto paghi le spese di sepoltura. Scommetto che la mortalità è diminuita da un giorno all'altro. Indovinato, è diminuita. È un popolo di malati. E i malati tendono a lasciarsi andare alla sporcizia. La sporcizia è il loro naturale condimento. Sono una razza in piena decadenza, dei degenerati incapaci di allevare e curare i propri bambini, come si fa in Germania. Maiali. I bambini ebrei non sono bambini. Che cosa ha detto? I bambini tedeschi sono puliti. I bambini ebrei sono sporchi. I bambini tedeschi hanno i denti. Quelli ebrei non hanno i denti. I bambini tedeschi dormono su materassi. I bambini ebrei accanto alle tavole dove sono distesi morti. I bambini tedeschi giocano. I bambini ebrei nei ghetti non sanno più giocare. Eh sì, sono davvero bambini degenerati. Il loro unico divertimento è andare a vedere le fucilazioni di fratelli, sorelle e genitori. Il loro divertimento è vedere uccidere le proprie madri. I bambini tedeschi sorridono. I bambini ebrei non sorridono. I bambini tedeschi camminano, quelli ebrei no! Non insegnerete mai a sorridere e a camminare, neanche se provaste a ammaestrarli a frustate. Mai. Non lo sapete che i bambini ebrei non hanno le gambe? I bambini ebrei hanno le ali! E ora faccia fucilare anche me. Prete polacco, com'è che fanno, eh? Hanno le ali? Eh? Cip! 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 Cip!